possibilità di salvezza che dovrebbe. Possibilità adesso sono tante perché siamo fuori dalla zona calda, fortunatamente. Ci siamo un po' compromessi il percorso, però ecco, sono cose che purtroppo succedono e non bisogna sicuramente farsi abbattere, deve essere motivo di rivalsa, una responsabilità in più per noi giocatori perché è stato mandato via l'allenatore, quindi comunque uno che ha lavorato con noi per tanto tempo, una persona per bene, ha perso il lavoro, eravamo con lui tutti i giorni, quindi deve esserci rammarico, deve esserci voglia di rivalsa, bisogna farlo soprattutto anche per ricordarlo nel migliore modo possibile, perché comunque ha dato il suo contributo, ora però c'è un'altra persona e soprattutto bisogna farlo per lui, che è da tanto che non era nel calcio, è arrivato con tanto entusiasmo, e anche per lui e per tutti, ma soprattutto per noi, bisogna cercare di chiudere il prima possibile questo discorso e portare il Catanzaro alla salvezza. Cos'è cambiato la forza per te? Ma è cambiato innanzitutto che sicuramente ci sarà, come capita ogni volta che si cambia allenatore, c'è sicuramente una scossa, l'attenzione, la concentrazione hanno il picco massimo, penso, in questi momenti. Però ecco, sembra che le cose vadano per il verso giusto, è stata anche una scelta fatta nel momento in cui c'è stata la sosta, quindi c'è stato anche un modo di conoscersi meglio. Poi comunque i tempi sono così ristretti che comunque bisogna cercare di trovare una soluzione il prima possibile, e questo credo che stia più che altro a noi giocatori essere intelligenti in questo senso, perché comunque il mese ha avuto poco tempo e tutto, e noi che bisogna ricompattarci un po', stare un po' più attenti, concentrati, cercare di subire meno e tornare a far male per conquistare questo benedetto obiettivo. Secondo te è stato assorbito il mezzone di cozza dal gruppo? Io spero di sì, perché deve essere così, perché come ti ho detto prima, purtroppo sono cose che capitano, dispiace, perché comunque faceva parte del mister del tuo gruppo, una persona sempre disponibile, ci ha fatto stare bene tutto, quindi dispiace, però questo fa parte del nostro percorso di giocatori, e ora però la responsabilità, ecco, è riversata molto su di noi, ecco, bisogna essere noi bravi a fare in modo che comunque anche quel lavoro che è stato fatto prima da Cozza e quello che era fatto da Dario sia abbia un senso, ecco. Perché avete perso il controllo della resa? Abbiamo perso perché non c'è stata la stessa voglia che avevano loro di venire fuori dall'ultimo posto, non abbiamo avuto la loro stessa fame che avevano loro, la nostra doveva essere maggiore perché la partita di domenica praticamente ci dava il 95% di possibilità di essere completamente saldi, ma anche si è intuito che non era una giornata propizia proprio nel 2-2 quando è stato preso il 3-2, che magari presi dalla foga di volerla vincere, che dovevamo essere magari un po' più responsabili e diligenti, dire di guardarci un attimo, anche perché eravamo rimasti in 10 per un infortunio, quindi non siamo stati lucidi quanto lo sono stati loro nel voler portare a casa sta partita. Senti, hai giocato tu a Sorrento nel campo, ce lo conosci lo stadio, ecco, quindi un campo piccolo, è un sintetico di prima generazione. Sì. È un campo particolarissimo, non è uno dei sintetici che si possono trovare adesso come ci sono in B o come ci sono anche in altri campi di Serie C. È un campo soprattutto molto stretto, quindi credo che gli episodi, le palle inattive saranno le cose da su cui prestare più attenzione, perché è un campo particolarissimo. Senti, mio parere, sintetico, hai fornito le tue migliori prestazioni quando hai potuto giocare da esterno. Ti chiedo dove ti trovi meglio, insomma, se preferiresti giocare più spesso da esterno o non da terzo centrale come ti è capitato. Ma ovvio, io mi trovo meglio in quel ruolo, nel senso che sono abituato da più anni a farlo, però ecco, c'è stata necessità di fare il terzo dietro, e credo che quando si fa parte di un gruppo di lavoro, che sia la cosa migliore per tutti, per il gruppo, cercare di mettersi a disposizione, non c'è stato nessun tipo di problema. Purtroppo ci sono stati problemi in quel senso, perché ho preso troppi gol e tutto, però il mio ruolo, le mie caratteristiche sono quelle che si sanno, però ecco, non c'è stato nessun tipo di problema nel farlo. Poi
queste sono decisioni che spettano assolutamente al mister, non mi sono mai posto il problema. Ritornando alla partita con Sorrento, avrete la fame giusta per portare a casa un risultato da Sorrento? Dobbiamo averla, perché dirlo o pensare di averla o prometterlo ormai è tardi, perché manca sempre meno partite e meno tempo. Quindi promesse basta farne, perché comunque abbiamo visto che portano a poco. È bene lavorare, arrivare a domenica prima della partita, essere concentrati, pensare a quella, perché già domenica cercando di anche di vincere, perché no, potrei, a fine partita con i risultati di altri campi potresti praticamente quasi essere salvo domenica. Quindi una partita, sono rimaste tre partite, una per volta, quella di domenica la più importante che c'è per adesso, e provare a fare il massimo. Grazie.